È iniziato tutto con un viaggio. Tutto intorno a me era piatto. Così decisi di mettermi in viaggio verso l'Oriente. In quei lunghi anni conobbi persone, vidi cose, imparai molto. E poi tutto fu più chiaro. È stato il viaggio ad aprirmi la mente. Ho sempre avuto valigie a casa, mio papà lavorava nelle valigerie, quindi ho sempre avuto valigie a casa da usare, da cambiare, non mi sono mai preoccupato di comprarne una. Finito scuola ho iniziato subito a seguirlo un po', a vedere quello che faceva in Asia, in Cina, nel senso che aiutavo, lui lavorava con dei marchi italiani di valigeria, io stavo lì e gli davo una mano. Fino a quando ho cominciato a prendermi dei miei clienti, l'ho fatto diventare un lavoro e l'idea è stata un po' quella di dire, boh, proviamo, il mercato sta cambiando, perché non pensare a qualcosa di nuovo nel mondo della valigeria? La valigia è la cosa, è la sua vita a rovinarsi, perché viene buttata, viene usata da qualcun altro, non la vedi, la ritrovi, la metti via, la usi quando ogni tanto, quindi perché non si può fare una valigia che sembri già ammaccata. E ho incominciato così. Ho preso una valigia normale, dritta, ho provato a scaldarla, colpirla negli angoli ed è venuto fuori qualcosa subito di emozionante. Cerchiamo di portare avanti che la valigia ammaccata rappresenta la filosofia Crash che vogliamo dare. E da lì è venuto fuori anche il nostro motto, che è quello appunto Handle Without Care, quindi trattala male. Ma abbiamo pensato al Pitti, che è la fiera più importante italiana di moda, e così niente, abbiamo fatto la richiesta, ci hanno preso e da là è nato un po' tutto, quindi i primi ordini, i primi contatti, è stata un po' la novità di quell'edizione del Pitti, è un prodotto che parla da solo, quindi era qualcosa di nuovo che ha colpito e da là è nato tutto. Siamo cresciuti nel giro di 3-4 anni e abbiamo cominciato a vendere un po' in tutto il mondo, quindi è bello e positivo perché non è una moda italiana, non è una moda europea, ma è un concetto che non ha confini e siamo riusciti a entrare un po' dappertutto nei mercati. Comunque la cosa bella è che i nostri clienti, cioè chi compra la valigia la compra perché gli piace, non perché ha bisogno di una valigia, quindi è una roba molto importante per noi. Non vendere la valigia, ma vendere proprio la filosofia, ecco, quello è un po' l'obiettivo finale di diventare un'icona nel mondo del viaggio, delle valigie, dove la gente sceglierà se comprare o una valigia o una Crash.